Roberto, ti aspettavi un successo così clamoroso di questo film? No, non mi aspettavo di essere il primo film italiano nella lista e devo essere onesto, ancora non mi devo abituare all'idea. Spero che l'onda non finisca e che il passaparola che ci ha accompagnato dal primo giorno si moltiplichi. E detto questo, tra l'altro, non so, cioè, detto caso, ho azzeccato tutti i congiuntivi, quindi forse il successo mi ha cambiato, sono meglio l'italiano. Buongiorno Lipari. Buongiorno professore Mancuso. Come sta papà? Buongiorno professoressa Mancuso. Ma come sta papà? Buongiorno Lipari. Professorino Mancuso, papà sta bene. Robertino, una cosa veloce che c'è una partita di calcetto. Ma c'è il torneo. Scusami, non mi ricordo più le tre domande che ti dovevo fare. In questa università le cose non cambieranno mai se continueranno ad entrare i parenti, le parenti, le parenti, le parenti. C'ha ragione, lo zio. Com'è nata l'idea per questo film? L'idea nasce da un mal di pancia, dico sempre che le migliori idee nascono dal mal di pancia, cioè quando uno c'ha una cosa dentro, non sa come esprimerla, allora non abbia utilizzato il meccanismo del cinema per poter dire una cosa. Ci piaceva prendere in giro tutti quei potenti che abusano del loro potere, infatti questo film parla dell'università, ma in realtà parla di tutti i meccanismi di potere in cui c'è qualcuno che ne abusa, e ci divertiva farli diventare ridicoli. E così nel film, attraverso un'app che funziona appunto come TripAdvisor, dà la possibilità agli studenti di valutare i professori, TripAdvisor i ristoranti, e costringe i professori baroni che raccomandavano, c'erano scambi di favori, nepotismo eccetera, sono costretti a comportarsi bene. E questo sarebbe un sogno di Lego che accadesse in tutti gli ambiti in cui il potere domina, dalla politica alla mafia eccetera. È ambientato in Sicilia, ma ovviamente parla dell'università in senso generale. Sì, ambientato in Sicilia perché sono io, perché volevo che ci fosse tanta Sicilia nel film, però in realtà può accadere ovunque. Lo diciamo proprio all'inizio del film, dico, questa storia potrebbe essere accaduta ovunque. Ed è importante per noi questo principio, perché non vogliamo assolutamente che si pensi che stiamo raccontando un problema nostro. Purtroppo no, è un problema nazionale, vorrei che fosse relegato a un posto solo, non vorrei che fosse la Sicilia, ma in realtà il problema è che, anzi, più c'è potere, quindi più è prestigiosa l'università, più è plausibile che ci sia un abuso. Dalla televisione al cinema, quali sono state le difficoltà? Le difficoltà sono state il fatto che io non sono una maschera, non sono Zalone, non sono Ficarra, quindi essendo me stesso sia sul palco che sul web, abbiamo dovuto costruire nel film un mondo paradossale attorno a un personaggio normale che sono io, mentre per dire un film Zalone invece lui è l'unico assurdo in un mondo normale, e quindi sono un meccanismo al contrario che tra l'altro credo ci distingua anche dalle altre commedie, si riesca a far giocare una partita a parte nel ruolo delle commedie italiane. Il film parla di raccomandati, qualcuno ha detto che tu sei stato raccomandato da Ficarra e Picone. Sì, è una cosa simpatica, è un modo per unire il concetto del film al fatto che loro sono i miei produttori insieme a Tilio De Razza, e cioè Medusa e tutto quel mondo lì è caduto in me, e mi sento fortunatissimo, e dico sempre che mi avesse raccomandato uno che mi sta antipatico, no, mi hanno raccomandato i due per cui io ho incominciato. Quindi che in realtà non è una raccomandazione, ma loro è stato un puntare su di me. Non è una cosa che accade spesso in questo paese, che qualcuno punta su dei giovani. Quindi Ficarra e Picone sono un esempio straordinario. Nel tuo futuro ci sarà ancora tanto cinema? Non lo so, speriamo. Se il film va bene, passate parola se vi piace, perché solo così saprò se potrò fare cinema. E se io sto cercando di... Comunque c'è qualcosa che voglio dire e ho bisogno, come mal di pancia, di dirla attraverso anche in questo caso un altro meccanismo cinematografico. Quindi se ci fosse la possibilità sarebbe bello. Perché la gente deve venire a vedere questo film? Ma guarda, deve venire a vedere questo film perché è scritto bene, non l'ho scritto da solo, è scritto da me, da Paolo Pintacuda che è di Bagheria, e Ignazio Rosato e Roberto Anelli, ed è un film scritto da una collaborazione, girato da Gianni Costantino che ha scritto con noi, ha partecipato proprio alla sceneggiatura, quindi è un film fatto da tanta gente, da un team, e secondo me è proprio il messaggio del film, che solo se ognuno fa qualcosa può fare molto, che è quello che dice Padre Pino Puglisi, quindi e funziona se anche il pubblico partecipa, quindi partecipate tutti perché ognuno può fare qualcosa. Qua tu friggerai arance, Roberto, da quando c'è TripAdvisor l'olio va cambiato. Se esistesse un'app che dà la possibilità agli studenti di valutare l'operato dei professori, questi non potrebbero più fare ciò che vogliono, capite che voglio dire? Io vorrei sapere chi è questo figlio di bottana che si è inventata questa app. Tuo figlio. Mio figlio. Paolo Pintacuda, qual è stata la difficoltà nello scrivere questo film, considerando che gli sceneggiatori siete più di uno?
Ma onestamente non c'è stata una grande difficoltà, perché altre volte con altri, in altri film avevo lavorato già in, in gruppo. L'unica, se vogliamo, difficoltà, ma proprio minima, è stato conoscerci a, all'inizio, quindi mentre scrivevamo intanto ci conoscevamo, ma sarà durata una settimana appena. Per il resto abbiamo lavorato con grande sinergia, perché siamo autori con alle spalle percorsi totalmente diversi e differenti, e questo secondo me è stata la forza del, del gruppo di lavoro che ha prodotto un film come Tutto a Posto. Quando il film è finito pensavate che sarebbe arrivato ai primi posti della classifica? Onestamente no, era l'ultima cosa a cui pensavamo, speravamo che il pubblico lo apprezzasse come l'abbiamo apprezzato noi, sia in fase di scrittura, divertendoci tantissimo a scriverlo, sia in fase di lavorazione e poi di montaggio, ma non, non credevamo che sarebbe arrivato ai livelli a cui è giunto in appena, in neanche una settimana di uscita nelle sale. Per te può essere anche un trampolino di lancio? Sì, è un gradino in più rispetto a quello che avevo già fatto fino a questo momento. E il, ripeto, il fatto di aver scritto in gruppo, aver lavorato poi con alle spalle due numi tutelari come Ficarra e Picone, due grandi persone, due grandi amici, è stato per me un motivo di orgoglio. Cosa c'è in programma per Paolo Pintacuda? Ma tu sai, mi fai sempre la stessa domanda e sai che non ti risponderò mai, non ti rispondo neanche stavolta. Ci sono delle cose ma non te le dico. Mi raccomando, collezionate pallini. Il lavoro cancella i vizi generati dall'ozio. Bella questa. Ma di chi è? Di Seneca? No, di Senegal. Il ragazzo alle consegne. L'ha detto in filosofia.